Si segga, signor Baxley. Non posso andare avanti, è tempo perso. Perché? Mi ha rifilato questi due brocchi. Non sanno scrivere e rovinano quello che scrivo io. E allora perché non se lo scrive da solo? Ma qualcosa ho scritto. Erano solo chiacchiere, perderemmo il pubblico. Oh, chiacchiere? Mm-hmm. Io credo che voi nemmeno leggiate le cose. Gli uomini stanno duellando mentre ha luogo quella conversazione. Alla fine uno di loro cade in un pozzo e lo devono tirare fuori in un secchio. Lei lo scriverebbe in un libro suo? Certo che non lo scriverei. L'ho ereditata questa assurda situazione. Lasci che le chieda una cosa. Lei va mai al cinema? Raramente. Perché gli uomini non fanno che duellare e cadere nei pozzi. E dicono un sacco di stupidaggini. Senta, in ufficio ha una stufa che si accende con un fiammifero? Credo di sì. Supponga di essere nel suo ufficio. Ha fatto duelli tutto il giorno. È sfinito. Questo è lei. C'è una donna alla porta. Entra e non la vede. Si toglie i guanti. Apre la borsa e la vuota sul tavolo. Lei la guarda. Questo è lei. Adesso. La donna ha 2 centesimi, dei fiammiferi e un nichelino. Lascia il nichelino sul tavolo. Rimette i 2 centesimi dentro la borsa. Poi prende i guanti. Sono neri. Li mette nella stufa. Accende un fiammifero. A un tratto, il telefono suona. Alza il ricevitore. Ascolta. Dice: non ho mai avuto un paio di guanti neri in vita mia. Riattacca. Si inginocchia vicino alla stufa, accende un altro fiammifero. Improvvisamente lei si accorge che c'è un altro uomo nella stanza. Un uomo che sta osservando ogni mossa che fa la donna. Che succede poi? Ma non lo so. Stavo solo facendo del cinema. Il nichelino a che serviva? Jane, tu lo sai a che serviva? Serviva per fare del cinema. Ma cosa mi paga a fare? Queste strane storie non le capisco. E invece sì. Se no, non mi avrebbe chiesto del nichelino.